Dopo l'arringa tenuta nell'ultimo consiglio comunale di Forio a difesa dei diritti dei lavoratori stagionali, al cui il governo Renzi con l'introduzione della cosiddetta NASPI ha praticamente dimezzato l'importo dell'indennità di disoccupazione, dopo essere riuscito a far approvare all'unanimità al civico consesso foriano una delibera in cui si chiede al governo di rivedere questo provvedimento di autentica macelleria sociale, Domenico Savio, segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, che nel corso della sua vita ha pagato a duro prezzo il suo coerente impegno sindacale a favore della classe lavoratrice, ha indetto per martedì 31 marzo 2015 un'assemblea popolare che si terrà alle ore 18 a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, presso l'ex Capriccio di Calise. Per riuscire a vincere questa difficile battaglia sindacale di civiltà sociale, si legge tra l'altro nel volantino del PCML, è necessario che i lavoratori non si lascino ingannare dalle solite chiacchiere dei rappresentanti del potere dominante, come tragicamente avvenuto per l'abbattimento delle case di necessità, e dai capipopoli improvvisati ed espressione di culture padronali di destra e reazionarie. I lavoratori, per vincere, devono allearsi solo con i loro veri rappresentanti di classe. È con la lotta e non con le sottoscrizioni che si può vincere questa battaglia. Una considerazione chiara, quella di Savio, che mette in guardia i lavoratori schitani dal tentativo di chi in questi giorni, prendendo la palla al balzo della disperazione che ha colpito i lavoratori, cerca di strumentalizzare questo dramma sociale in cerca di visibilità e legittimità politica. Contro la scellerata scelta del governo Renzi, la cui politica economica difende gli interessi della classe padronale contro quelli dei lavoratori già disumanamente sfruttati e maltrattati nelle aziende, i cittadini e le forze democratiche e antifasciste dell'isola sono invitati a partecipare all'Assemblea Popolare che si terrà martedì 31 marzo 2015 alle ore 18 a Casamicciola Terme presso l'ex Capriccio di Calise e nel corso della quale saranno assunte le necessarie iniziative di lotta tese a chiedere ed ottenere dal governo la revoca della famigerata NASPI.